Ciao Geo. Ciao, allora, pronta, dai, via anche oggi. Bum, 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 bum. Sì, no, no, aspetta, perché stavo pensando ad una cosa. Ferma, ferma. Hai la febbre, stai male, stai pensando. Giorgia Luzzi che pensa. Chiamo un dottore, rimani. Senti, Michele, vieni qui, fai poco lo spiritoso, che era una cosa seria. Stavo pensando. La verve comica, Pepem. Pepem, sì. Che Regulp va in onda sul digitale terrestre, no? Dopo un miliardo di anni, cioè dal paleozoico che lavori su Regulp, forse dovresti saperlo, sai com'è il digitale terrestre. Sì, vabbè, ok, lo so, lo so. E siamo un canale interamente dedicato ai bambini, riceviamo tantissime lettere, no? Scrivono le mail i bambini, ci guarderanno i bambini, i ragazzi. Sì, vabbè, notate che fai, lo spocchiuso. Quello che sto cercando di dirti è che ci vedranno un po' dappertutto. Perché? Anche perché il decoder è gratis, non pagano nulla. Basta prendere il decoder, collegarlo all'antenna, il gioco è fatto, cioè io lo so. Appunto, e ragionando, ho pensato che se ci vedono tantissimi bambini dappertutto, ci saranno anche dei bambini stranieri. Quindi perché non fare un annuncio in una lingua straniera, tipo in spagnolo? Certo, perché? Vai, perché fai l'annuncio di Regulp in spagnolo, dai. Guarda, mi stanno chiamando dentro un secondo. Arrivo subito. Vabbè, Michele, fai proprio lo spiritoso adesso, perché sto parlando seriamente. Dai, fai l'annuncio in spagnolo. Lo sai lo spagnolo? Tu hablas spagnolo? 10 in 4. Cioè, tu vuoi, pensi che un conduttore multimediale come me, che cioè manda pane e internet a merenda, proprio non conosca le lingue? Lo spagnolo. Spagnolo, dai, fai. Io lo spagnolo lo parlo così proprio. Ecco, allora fai questo annuncio, visto che lo parli così. Vado? Lo spagnolo, vai. Va. Faccio proprio un istituto per imparare lo spagnolo, là, vado,